sono 5 modi per morire. Cause naturali, accidentali, omicidio, suicidio. C'è il quinto, che resta ancora un mistero. Mystery Nights. Raccontati da Mauro Di Francesco. Bene amici di Story Time, siamo entrati nella seconda ora, nella seconda parte di Story Time denominata con il ciclo appunto di Mystery Nights, ovvero che io chiamo Mystery Nights perché è la rubrica dei misteri, la notte dei misteri in cui raccontiamo misteri accaduti nel passato, nel presente e anche nel futuro, sempre raccontati da Mauro Di Francesco. Mystery Nights, ricordatevi di iscrivervi al mio canale Mauro DJ Di Francesco o al canale Mystery Nights, dove troverete tutte le puntate, non proprio tutte ma quasi tutte, ma comunque le più importanti di Mystery Nights, con i miei racconti dedicati ai misteri del passato, del presente, del futuro e anche ai misteri dei principali, i più importanti serial killer. Ne abbiamo affrontati tanti, ne affronteremo ancora tanti, tanti ancora non sono stati chiusi, nel senso che ancora dobbiamo affrontare e scriveremo altre puntate, come per esempio quello del mostro di Firenze, che ci mancano ancora, pensate, due puntate, almeno, probabilmente. Questa invece è la seconda puntata dedicata a uno probabilmente dei serial killer più famosi della storia. Forse non è il primo, ne abbiamo già anche parlato nella scorsa puntata. Forse non è il più sadico, forse non è quello che viene ricordato per il più grande numero di vittime, almeno quelle conosciute. Forse non è il serial killer più violento della storia, ce ne sono tanti altri più violenti di lui, forse, ma sono tutti unanimi nel pensare che Jack lo Squartatore sia il killer più famoso della storia. Questo a detta di tutti, perdonatemi il bisticcio di parole, gli addetti del settore, ovvero coloro che si occupano di criminologia, ovviamente anche di misteri, ma soprattutto di scienze forensi. Ma prima di addentrarci nuovamente nel ruolo di Jack lo Squartatore, di questo serial killer che tutti conosciamo e che probabilmente tutti ricordiamo, vorrei invece ricordarvi cosa abbiamo ascoltato nell'ultimo pezzo di Story Time, che è una canzone di un artista che ha sicuramente i suoi misteri, un artista che era pieno di paure, di un artista che diciamo aveva tanti incubi. Lui e Michael Jackson. La canzone che abbiamo ascoltato è Smooth Criminal, e non a caso l'ho messa proprio per ultima, un po' legata alla nostra puntata, perché di crimini stiamo parlando, ed è una canzone del 1987 che è il settimo singolo dell'album appunto Bad, pubblicata in realtà poi pubblicata come singolo l'anno successivo, il 24 ottobre del 1988. E lui appunto era Michael Jackson, questo grandissimo cantante, performer, ballerino, artista, e questa canzone, pensate, fu assolutamente nelle prime posizioni, nelle hot R&B, pop songs di Billboard, ma anche nella classifica generale, numero uno in Belgio, in Spagna, nei Paesi Bassi, sesto in Italia, ottavo nel Regno Unito, insomma una canzone incredibile, oltretutto canzone che è stata anche, diciamo, importante per il fatto che lui in questa, soprattutto nel video, insomma, si vedeva che sfidava la forza di gravità. Oltretutto mi pare che
Michael Jackson depositò anche un brevetto a riguardo perché si inclinava di 45 gradi senza appunto mai cadere. Io non riuscirei neanche a inclinarmi di 5 gradi. Bene, abbiamo ricordato, era un dovere ricordare questo grandissimo artista che purtroppo è scomparso anche in situazioni molto strane, come tanti altri grandi artisti americani, ma magari ne parleremo. Jack lo Squartatore di sicuro non è stato il primo serial killer della storia, ma il suo caso ha dato il via all'era moderna dell'omicidio seriale, perché prima di lui nessun assassino di questo tipo aveva goduto della stessa risonanza mediatica. Insomma, un fatto incredibile se ci pensiamo. Abbiamo lasciato l'ultima puntata, eravamo arrivati nell'ultima puntata al primo omicidio che non aveva comunque per i tempi che erano così ha avuto una grande risonanza, no? Ma di questo, insomma, fermiamoci un attimo, ne parleremo. Nell'Inghilterra vittoriana, perché di quel periodo stiamo parlando, e anche nella prima puntata avevamo accennato a questo, gli omicidi di Jack fecero molto scalpore, anche se non precisamente il primo di cui abbiamo parlato. Anche per via del fatto che le vittime erano delle prostitute e le opposte fazioni politiche evidenziarono le condizioni di degrado e malcostume in cui viveva la maggior parte della popolazione nei quartieri più miserabili di Londra. Non è stato nemmeno, pensate, il serial killer più sadico della storia del crimine, al contrario di quanto si può pensare, nonostante la violenza dei suoi delitti, ma nonostante appunto ciò, le sue imprese sono state nell'immaginario collettivo a livello globale ritenute diciamo le più sadiche, le più violente, ma in realtà non è proprio così e lo affronteremo nelle altre puntate. Guardate che vi voglio poi ricordare che porteremo Mystery Nights in teatro quest'inverno, quindi insomma state, per questo che vi chiedo di cliccare like alla pagina di History Time, al canale YouTube Mauro DJ Di Francesco e Mystery Nights. Probabilmente gran parte di questa fama però è dovuto al fatto che la vera identità del colpevole in realtà non è mai stata svelata, di questo ne avevamo anche già iniziato a parlare, e ciò ha costruito la leggenda di Jack lo Squartatore, e probabilmente molti stettero dietro, no, a questa leggenda, perché ricordate come un po' anche per altre questioni, come anche il Covid-19, poi ci si aggrappa dietro per costruire delle leggende che fanno fare tanto denaro. E quindi Jack lo Squartatore rimane una figura che nel corso degli anni ha assunto sempre più i contorni del mito. Ogni studioso di criminologia non può fare a meno di esprimere una teoria sulla sua identità, e ciò ha portato alla creazione di un settore di studio indipendente, la ripperologia, che a metà strada tra scienza e semplice speculazione, che portò, pensate, in uno studio del 2023 effettuato poi da Amazon, che insomma ha prodotto più di 2000 risultati, tanto per avere un'idea delle pubblicazioni che sono state dedicate all'argomento, e anche noi oggi, come nella scorsa puntata, lo stiamo dedicando, quindi veramente un numero incredibile. A questo dato aggiungiamo poi il numero incredibile, anche il numero sterminato di film, serie televisive, fumetti, videogiochi, giochi da tavola e canzoni ispirate alla sua figura. Nonostante tutta l'attenzione riservata a caso, nessun giornalista o criminologo ha mai potuto confermare il nome del sospettato di turno con dati inoppugnabili. Pensate poi che nel corso degli anni è stata considerata l'ipotesi che Jack possa aver ucciso 8 o anche 11 donne o anche più, ma le vittime canoniche sono sempre state considerate 5, di cui una. Adesso ne rifaremo anche il riassunto. A partire dal 2010 però i criminologi, i professionisti, gli investigatori di polizia e i profiler esperti sono concordi nel ritenere che le vittime ufficiali siano 6, tutte prostitute assassinate nella zona popolare di Whitechapel nel 1888. La prima di cui appunto abbiamo parlato, che è stato il primo omicidio di Jack lo Squartatore, che
appunto si chiamava Mary Ann Nichols, che fu uccisa il 31 agosto a Books Row ed è la prima delle cosiddette appunto vittime canoniche. Il cadavere presentava appunto la gola tagliata, mutilazioni sull'addome con una concentrazione di pugnalate nella zona vaginale. I lividi riscontrati sotto la gola fanno ritenere che la donna fosse stata percossa e soffocata fino all'incoscienza prima che l'assassino iniziasse appunto a usare la sua lama. Si parla di fendenti, ovviamente. Questo è stato il primo omicidio di Jack lo Squartatore, omicidio che però non suscitò un grande interesse, a tal punto perché poi insomma capitava sovente che prostitute fossero trovate morte nei sobborghi della città in quel periodo, ucciso per mano per esempio dei protettori. Anche di questo ne avevamo parlato, e avevamo proprio anche parlato del fatto che pochi mesi prima un'altra prostituta di nome Emma Smith si era presentata moribonda al London Hospital dichiarando di essere stata aggredita da quattro uomini in Osmond Street. Pensate che alla poveretta che morì di peritonite, e l'avevano introdotto una barra di ferro nella vagina spingendola fino a fondo fino a perforare l'utero. Quindi insomma era una Londra un po' particolare, era una Londra che abbiamo appunto descritto in riferimento al periodo in cui c'erano state, tra virgolette, immigrazioni, stati di immigrazioni da più parti e da più insomma provenienti da regioni anche diverse, non solo dall'Irlanda, e che quindi avevano portato una grande povertà soprattutto nei sobborghi, nei borghi più popolosi e più popolati, a tal punto anche che servivano tante case, quindi si erano alzati i prezzi, quindi molte purtroppo persone povere che arrivarono a Londra in quel periodo dovettero arrangiarsi e cercare di in qualche modo guadagnare dei soldi, per esempio prostituendosi. Questo atteggiamento di indifferenza era comunque destinato a mutare, parliamo di quel periodo dopo appunto di fine agosto, dopo il primo omicidio. Abbiamo appunto detto destinato a mutare decisamente solo una settimana dopo la macabra fine di Mary Ann Nichols, quando un altro corpo mutilato venne trovato nel retro del negozio di un barbiere di Embury Street, sempre a Whitechapel. Stiamo iniziando ad entrare nel secondo omicidio di Jack lo Squartatore. Ascoltiamoci una canzone e ci rivediamo qui fra pochissimo. Son scordato di te, come ho fatto non so, una ragione vera non c'è, lei era bella però, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Sai che t'amo, io ti amo veramente, eppur mi son scordato di te, non le ho detto di no, t'ho fatto piangere tanto perché io sono un bruto, lo so, un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Oh,
sai che t'amo, io ti amo veramente. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da una distrazione, nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da una distrazione. Che disperazione nasce da un tuffo dove l'acqua è più blu, niente di più. Ma che bello sentire questo Shuffle Blues, lui è Lucio Battisti, la canzone del 1971, scritto da Battisti, dallo stesso Battisti e da Mogol, e pur mi sono scordato di te, abbiamo ascoltato un pezzo live. Pensate che questa canzone poi fu ispirata a Jimi Hendrix, la parte solistica di Jimi Hendrix, soprattutto la parte iniziale, e quindi insomma, canzone splendida come tutte le canzoni del nostro caro Lucio Battisti e del nostro carissimo Mogol. E lui la interpretò in Battisti la interpretò in una versione acustica, appunto, esclusivamente durante la trasmissione televisiva Teatro 10 del 1 maggio del 71, e di questo appunto abbiamo ascoltato proprio la versione live. Ma torniamo al nostro serial killer, al nostro killer, al nostro mito, purtroppo, perché questo è Jack lo Squartatore. Eravamo arrivati al suo secondo omicidio. Avevamo appunto parlato di un altro corpo ritrovato sul retro di un negozio di un barbiere. Il luogo abbiamo appunto detto che era spesso frequentato dalle donne di strada e dai loro clienti, ed era proprio ciò che la nuova vittima, la povera Amy Chapman, stava facendo alle 5:30 di quel mattino di sabato 8 settembre del 1888. Un vicino l'aveva vista parlottare con un uomo che sembrava uno straniero, vestito in modo elegante e con in testa un cappello alla Sherlock Holmes. Circa mezz'ora dopo, un altro inquilino della casa, un certo John Davis, era sceso in cortile per andare al bagno. Qui aveva subito notato il corpo della donna rannicchiato presso la recinzione. La gonna sollevata sui fianchi, le gambe piegate, lo stomaco era stato squartato e gli intestini fuoriuscivano. Come nel precedente caso della Nichols, la gola era stata tagliata con fendenti terribili e secchi. L'assassino aveva lasciato ai suoi piedi gli anelli della donna e una manciata di penne in un fagottino vicino alla testa. Esami medici rivelarono poi successivamente che la poveretta era anche stata rimossa l'utero e la parte alta del canale vaginale. Questo teniamolo a mente, mettiamolo da parte, perché sarà importante poi anche per capire quando arriveremo verso la fine, non di questa puntata, ma verso la fine delle puntate dedicate a questo serial killer, perché ci sarà una persona a cui verranno trovate in casa una collezione di uteri. Quindi, e questo ci farà capire molto. Questa volta la stampa però si occupa del caso e incominciano a circolare le prime supposizioni a proposito di un maniaco sadico. Quel pomeriggio il quotidiano Star
titolava Un altro terribile delitto a Whitechapel, quando la signora Mary Burrage, abitante di Blackfriars Road nella zona sud di Londra, aveva letto il raccapricciante resoconto e era morta addirittura, pensata dallo spavento, per un colpo apoplettico. Sir Melville McNagden, già responsabile del dipartimento di investigazione criminale, subito scrisse: non una sola persona che fosse presente a Londra in quell'autunno potrà mai dimenticare il terrore provocato da questi efferati delitti. Ancora adesso non posso scordare quelle notti nebbiose e gli strilloni che urlavano. Un altro orribile delitto, mutilazioni, Whitechapel. Nell'attuale società, dove la violenza, anche la più terribile, è all'ordine del giorno e quasi ci lascia indifferenti, non riusciamo a renderci conto dello scalpore che questi uomini misteriosi seppero suscitare. Un cronista che si occupava dei casi e che poi avrebbe anche dato alle stampe un libricino divenuto molto popolare, pensate, proprio in quel periodo scrisse: nel pur folto catalogo dei tanti delitti che sono stati perpetrati in questi nostri tempi, non credo se ne possano rintracciare altri che abbiano in modo così macabro aperto l'orizzonte dell'umanità e oscurato in modo così nefando la natura più profonda dell'uomo, al pari dei crimini di Whitechapel dell'ultimo scorcio del 1888. Quindi definizioni e parole veramente molto molto dure, molto diciamo impaurite, paurose, ecco, da questo punto di vista, e che denotano un senso di preoccupazione veramente molto grande. Oscurare in modo così nefando la natura più profonda dell'umanità, ecco cosa terrorizzava gli spaventati londinesi. Era come se un mostro inumano avesse incominciato a percorrere le strade seminando la morte. Tutto il paese venne preso da una forma di isteria collettiva. Non si ricordava niente di simile dai tempi dei delitti della Radcliffe Highway del 1811, quando due intere famiglie erano state massacrate nella zona est di Londra. Quindi Londra era già stata vittima o protagonista di uccisioni molto barbare, e per la paura di notte la gente si barricava in casa. Pensate un po' come si poteva vivere in quel periodo. Pensate che siamo assolutamente nel 1888, quindi a fine 1800, senza la tecnologia di oggi e senza assolutamente la possibilità anche di fare delle indagini investigative di un certo tipo. Il 29 settembre del 1888 all'Agenzia Centrale dell'Informazione veniva recapitata una lettera che incominciava con queste parole. Noi ci fermiamo un attimo per poi riprendere proprio da questa prima lettera che ci fa venire in mente le lettere del mostro di Firenze e del mostro dello zodiaco. Rimanete qui, sempre con noi, questa è Mystery Nights, i misteri della notte, i misteri del mondo, del passato, del presente e del futuro, con Mauro Di Francesco. Abbiamo ascoltato un classico del soul, del R&B, degli anni d'oro per la musica, perché parliamo del 1972, l'album Talking Book, e il genere appunto soul classico, la canzone Superstition, e lui è Stevie Wonder, un incredibile Stevie Wonder, una grande, grandissima vocalità, un grandissimo musicista, un grandissimo tutto, e credo che la grande musica in quegli anni si respirasse e si assaporava in ogni momento. Torniamo però agli omicidi di Jack lo Squartatore. C'era una cosa comune, almeno in questi primi due omicidi. Parliamo appunto dell'omicidio di Mary Ann Nicholas e di Anne Chapman, di cui è il secondo di cui abbiamo appena parlato, e che quando le vittime sono state ridotte quasi all'incoscienza, proprio in questo momento l'assassino gli squarcia la gola, in sostanza. Quasi appunto a far vedere, no, la parte retrostante del collo, e quindi le ossa del collo, quasi a farla vedere completamente, a tagliarlo completamente, cioè il collo rimaneva legato proprio per un filo di brandello di carne. Questo è quello che riusciva a fare e che aveva fatto fino adesso Jack lo Squartatore. Abbiamo detto che
c'era un modus operandi caratteristico suo, le vittime erano sempre donne, le ferite erano profonde, appunto da taglio da gola, seguite da estese mutilazioni della zona addominale, addominale e genitale, rimozione di organi interni e mutilazioni facciali progressive. Quindi parliamo di 5 vittime a cui a lui sono stati attribuiti ufficialmente, ma il numero degli omicidi ricondotti da diversi studiosi alla sua attività criminale spazia tra i 4 e i 16. La quantità di attacchi contro le donne all'East End durante questo periodo fu così rilevante da rendere incerto l'esatto numero di vittime uccise dallo stesso individuo. 11 omicidi separati dal 3 aprile dell'88 fino al 13 febbraio del 1891 furono inclusi in un'indagine del servizio della Polizia Metropolitana di Londra e furono identificati collettivamente nel registro della polizia come omicidi di Whitechapel. Essi riguardano Emma Elizabeth Smith, Martha Tebram, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, di cui appunto abbiamo parlato, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly, Rose Maylett, Alice McKenzie è un tronco umano di una donna non identificata e appunto che, di cui il nome non si conosce, è Francis Coles. Quindi sebbene correntemente si ritenga che 5 degli 11 omicidi di Whitechapel, noti come 5 canonici, siano opera di Jack lo Squartatore, negli anni le ipotesi dei ricercatori si sono differenziate in quanto al fatto che questi omicidi debbano essere collegati allo stesso colpevole. Alcuni di essi vengono indubbiamente attribuiti a un singolo assassino, mentre per altri delitti è ritenuto responsabile un maggior numero ignoto di assassini che agivano in modo indipendente. Un certo Stuart P. Evans e Donald Rumbelow sostengono che solo dei 3 casi canonici, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Catherine Edwards, di cui dobbiamo ancora parlare, possono essere sicuramente collegate allo stesso autore, mentre è incerto se Stride e Kelly siano state assassinate dallo stesso individuo. Al contrario, altri suppongono che i 6 omicidi, Fatabran e Kelly, siano stati opera di un unico assassino. Dottor Percy Clark, assistente del patologo esaminatore George Baxter Phillips, collegava solo 3 degli omicidi e pensava che gli altri fossero stati perpetrati da individui di mente deboli. Quindi insomma molto molto complicato capire effettivamente, anche per le conoscenze scientifiche di quel periodo, di criminologia, di biologia forense, di medicina forense, di medicina, diciamo, medicina legale, ci furono molti indizi che non portano verso un'unica strada. Possiamo solo dire che l'assassino rimaneva ignoto, la polizia non aveva alcun sospettato, almeno fino anche all'omicidio di Annie Chapman, che aveva appunto soli 46 anni. E appunto supponeva che fosse un pazzo fanatico, un maniaco sessuale con alcune discrete conoscenze di anatomia. Questo erano quello che in quel periodo si pensava e che appunto la polizia di quel periodo potesse così avere un'idea, anche se vaga, di ciò che stava accadendo. Ma torniamo alla lettera che è stata recapitata esattamente il 29 settembre del 1888 all'Agenzia Centrale dell'Informazione. Caro capo, pensavo che la polizia mi scoprisse e invece quei polli non ce l'hanno ancora fatta. Per poi proseguire, odio le puttane e non le smetterò di sventrarle fino a quando potrò continuare a farlo. E infine chiudeva con una promessa: avrete ancora mie notizie e dei miei bei giochetti. In calce era firmata Jack lo Squartatore. Era la prima volta che quel nome faceva capolino. In un postscriptum si poteva ancora leggere: non rendete nota questa lettera fino al mio prossimo colpo, poi fatelo se volete. E così l'agenzia si era regolata. Quella stessa notte, un sabato, lo Squartatore aveva nuovamente ucciso. Parliamo sì della terza vittima. Questa volta non una, ma 2 prostitute. All'1 di notte della domenica mattina, un venditore ambulante di nome Louis
Dime Schatz stava entrando col suo carretto trainato da un pony in un cortile di Berner Street, quando a un certo punto il cavallino aveva scartato per evitare di calpestare qualcosa che si era trovato sotto le zampe. Era il corpo di una donna. Forse Jack era ancora nel cortile, oppure se n'era andato da pochissimo, quando l'uomo era sopraggiunto. Tornato in cortile con una lampada, Dan Schatz aveva potuto constatare che l'ostacolo che aveva appunto spaventato il suo pony era il corpo di una vita senza vita di una donna. Aveva la gola squarciata con tagli netti e l'assassino aveva anche tentato di staccarle le orecchie, ma forse non aveva avuto il tempo. La vittima venne identificata in Elizabeth Stride, una prostituta svedese alcolizzata. Se il killer era stato quasi sorpreso e colto in flagrante, non aveva però perduto la determinazione. Dopo aver percorso velocemente Bender Street e la contigua Commercial Road, questo delitto era stato consumato in un posto della città lontano da quelli precedenti, si era portato nella zona di Houndsditch giusto in tempo per contattare un'altra prostituta rilasciata appena 10 minuti prima dall'ufficio di polizia di Bishop Gates. Pensate come la vita certe volte è veramente crudele. Si chiamava Catherine Edwards ed era stata fermata per ubriachezza e schiamazzi. Il killer non aveva certo avuto problemi ad adescarla, chiedendole di appartarsi con lui in Meter Square, in una piccola piazza poco lontana da alcune case di appuntamenti. Ogni 15 minuti nella piazza passava un poliziotto che faceva la ronda nel quartiere. All'1:30 non aveva notato nulla. Ripassando all'1:45 notò il corpo di una donna accasciato in un angolo della piazza. Era riversa sulla schiena, gli abiti sollevati fino alla vita e il volto completamente sfigurato. Il corpo era squartato con un taglio che andava dalla base delle costole fino alla regione pubica. La gola, come al solito, era orrendamente recisa. Un esame più attento del cadavere evidenziò l'asportazione di un rene e il taglio netto di un orecchio, quello che proprio poco prima aveva cercato di fare e che non era riuscito. Probabilmente il killer era stato disturbato dal sopraggiungere del poliziotto ed era stato costretto a lasciare la piazzetta infilandosi in uno stretto vicolo che si apriva sul fronte settentrionale. Lungo il vicolo c'era una fontanella pubblica dove l'assassino doveva essersi fermato per qualche minuto per tergersi le mani dal sangue e forse anche ripulire il coltello con cui aveva agito. In Goulston Street, a circa 10 minuti di distanza, gli inquirenti avevano rinvenuto un lembo della gonna della vittima tutto intriso di sangue. Il poliziotto che l'aveva trovato aveva anche notato una scritta tracciata con del gesso bianco sul muro vicino. I Gidei non sono uomini da rimbottare per nulla. Questa era la scritta che era stata appunto vista. L'ispettore che aveva in carico il caso, Sir Charles Warren, aveva dato ordine di cancellarla non dopo che una pletora di agenti aveva appunto scattato una serie di fotografie. Si pensava che lasciare la scritta sulle pareti avrebbe provocato la ribellione di numerosi ebrei che abitavano nel quartiere di Whitechapel. Più tardi McNagden disse: quando si verificò il duplice omicidio del 30 settembre, l'esasperazione dell'opinione pubblica davanti all'impotenza degli inquirenti a risalire almeno a qualche sospetto toccò vertici incredibili, grandissimi, assoluti. La lettera a firma di Jack lo Squattatore venne resa pubblica e il killer da quel momento in avanti venne appunto chiamato proprio Jack lo Squattatore. Il lunedì mattina presso l'agenzia dell'informazione ricevette un'altra comunicazione. Questa volta si trattava di una cartolina postale sempre a firma di Jack lo Squattatore. C'è scritto: come vedi, vecchio caro, non scherzavo affatto. Quando ti ho promesso un altro scherzetto, sentirai di nuovo parlare di Jack strappa trippa domani mattina. Questa volta il giochino è stato doppio. Il primo colpo non è andato del tutto a buon fine, racconta. Gridava troppo la vacca, appunto, lui sostiene. Non perdere tempo a rivolgerti alla polizia. Dimenticavo, grazie per aver ascoltato il mio consiglio dell'ultima volta e di aver reso pubblico il mio messaggio soltanto dopo aver preso atto del mio nuovo scherzetto. Quindi con questo una nuova cartolina, diciamo lettera, arrivò alla polizia
che denota un po' quello che è il comportamento di altri serial killer, soprattutto appunto quelli che abbiamo, di cui abbiamo parlato precedentemente, che sono il killer dello Zodiaco Stati Uniti e poi anche il mostro di Firenze, a cui arrivano alcune lettere. Ma il problema è: queste lettere sono realmente degli omicidi, cioè di chi effettua, dei killer di chi effettua gli omicidi, o sono invece scherzi di persone che, dopo che vengono a sapere appunto degli omicidi, si prendono gioco un po' della polizia e delle persone che lavorano dietro a questi per scoprire questi killer? Questo è il problema di cui poi si parla, si discute, ma non si arriva mai a una reale risposta, anche se in parte poi qualcosa si cerca appunto di fare, e arriva anche qualche risposta in questa funzione. Per me rimane una delle più belle canzoni dell'album Rio, era esattamente il 1982, loro sono i Duran Duran, e insomma una delle più belle ballate con la tastiera di Nick Rhodes, incredibili, e la grande voce di Simon Le Bon. Loro, ripeto, erano i Duran Duran qui a Mystery Nights, perché anche questa canzone sembra un po' misteriosa. Cari amici di Mystery Nights, mentre ci ascoltiamo ancora in sottofondo le note di questa splendida The Shiffer di Duran Duran del 1982, mentre appunto in questi 40 secondi che finisce cerchiamo ancora di fare un riassunto della situazione. Abbiamo detto tendenzialmente che ci sono stati altri due omicidi sempre nella stessa sera del 30 settembre, una luna di notte, una venne rinvenuta dopo le 2 del mattino. Parliamo di Elizabeth Stride, che anche lei insomma morì con la gola tagliata, ma non vennero fatte tutte quelle mutilazioni, probabilmente perché appunto il killer fu disturbato prima di poterne asportare utero e quant'altro. E poi parliamo di Catherine Eddowes, che fu uccisa qualche un'oretta dopo circa a Mitre Square, e il cadavere aveva anch'essa la gola tagliata e profonde mutilazioni al viso, quindi lo stesso più o meno come prima, modus operandi, anche con le orecchie tagliate e mutilazioni al basso ventre. Gli intestini erano arrotolati intorno al collo e il killer aveva portato via un rene come trofeo. Il corpo venne scoperto appunto poco prima, delle 2 del mattino, circa un'ora dopo quella di Elizabeth Stride, che invece purtroppo morì ma ebbe mutilazioni non complete rispetto al suo modus operandi. Quindi l'opinione pubblica divenne furiosa, ci furono altri due omicidi, la gente prese a scendere in strada per contestare l'operato della polizia, pensate. A Sir Charles Warren venne revocato il comando delle operazioni investigative, poiché si immaginava che il killer potesse essere un medico, un dottore. Tutte le persone che si dovevano muovere per le strade con una valigetta simile a quella dei medici decisero che per il momento sarebbe stato meglio farne a meno, insomma, perché potevano essere incriminate. La polizia decise di affidarsi anche ai cani, ma nel giro di qualche giorno la muta messa a disposizione dalle indagini già si era dispersa nei vicoli di Tottenham Common. Tuttavia, poiché il mese di ottobre era trascorso senza nuovi delitti, il panico era progressivamente scemato. Allora, nelle prime ore del 9 novembre, Jack lo Squartatore aveva pensato bene di compiere il suo crimine più spettacolare. Bene, ci fermiamo qui perché partiremo nella prossima puntata, nella terza puntata dedicata a Jack lo Squartatore, in cui finiremo di parlare, di capire quali potrebbero essere le persone, diciamo, prese di mira come potenziali, no? Killer, potenziali nomi da dare a questo killer. Noi ci fermiamo, vi ringraziamo per essere qui stati con noi ad ascoltare Mystery Nights con la seconda puntata di Jack lo Squartatore. Vi chiedo di iscrivervi al canale Mauro DJ Di Francesco, History Time come pagina Facebook, Mystery Nights come canale YouTube,
e anche Mauro DJ Di Francesco come canale YouTube e di supportarci sempre nel nostro lavoro, che credetemi è veramente molto molto complicato, per cercare di raccontarvi quella che è la storia delle dei misteri, la storia dei serial killer, cercando di portarvi alla luce dei fatti scientifici, dei fatti reali, in modo da potervi così muovere nella vostra mente tutte le vostre considerazioni riguardo ad eventi realmente accaduti e cui vale la pena pensare e dedicare del tempo anche per accrescerci come persone. È anche vero che i serial killer oggi forse stanno lentamente scomparendo, perché ci sono altri tipi di omicidi, ma è anche vero che stanno scomparendo perché oggi sempre più abbiamo la possibilità, la tecnologia, di trovare il criminale molto più facilmente, ciò che allora, in quel periodo, non esisteva. Perché se avessimo avuto la tecnologia di oggi, probabilmente avremmo mascherato questo killer che divenne un mito e divenne così famoso. Un saluto e un abbraccio da Mauro Di Francesco.